Allora, intanto ringrazio un cameraman d'eccezione che dopo vi presento. Stiamo facendo questa piccola diretta proprio grazie al fatto che precedentemente avevo presentato lo strumento Gala con qualche imprecisione e l'amico Giancarlo Isodi, facendocelo notare a me e Sauro, che stavamo collaudando lo strumento, abbiamo pensato bene di toglierla dalla mia pagina per non lasciare inesattezze. Ho approfittato della presenza del maestro che dopo vi vado a passare per rifare un po' il tutto. La novità 2020, un anno terribile, però Buffet non si è mai fermata, è stata quella di produrre questo modello che per le possibilità quando si hanno di farlo provare sta riscuotendo molto interesse ed è veramente un bel prodotto. Caratteristiche, la cameratura interna, l'ispirazione nasce dall'evoluzione del tradition e del legende. E questo strumento professionale, una scoperta, una novità, con la finitura delle anelle annerite in nickel nero, è proprio quello di coprire anche una fascia di prezzo particolarmente vantaggiosa. Detto questo, si presenta con il tradizionale, quello un po' classico, storico, astuccia pochette, a saponetta, e c'è anche la versione del clarinetto in là. Ecco, forse era saltata la linea. Io non mi ricordo, non so bene se era saltata, cosa ci siamo persi o meno. Le ultime parole erano quelle che confermavo che c'era anche la versione del clarinetto in là del Galà. Detto questo, io farei il telefono recupererei il mio telefono Te lo devo dare. e vi presento il maestro Luca Sartori, che ringrazio. Ci mettiamo a Ah, grazie. distanza Ciao a tutti. e ci farà questo test vero, il vero test che supera ogni Proviamo, poi ogni proviamo. supera ogni parola, ogni cosa. Luca Sartori, maestro, utilizza il Divina come modello, adotta Ance d'Addario e questo è Gala. Perché è una bella proiezione di suono proprio. Cioè, tu quando lo inizi a suonare senti che l'aria se la prende e poi va. Quindi mi piace, mi sembra molto, anche nelle varie ottave, mi sembra È molto bilanciato. bilanciato. Vogliamo sentirlo col fratello Certo. maggiore con la stessa cameratura. Qui ho montato il Legend, appunto, anche questo. Poi anche il suono è bello, comunque sul piano ha una bella morbidezza. Quello è il maestro. Sì, eh. Questo è leggendo.
stessa camera tua, hai detto, vero? Lo studio e la caratteristica è quella del Tradition, del Gala e del Legion, hanno lo stesso studio e sviluppo delle vecchie camerature del BC20. Ah. Come la famiglia R13 appartiene allo sviluppo del Tosca, e come del... Pur avendo la stessa cameratura, quando tu lo suoni hai due sensazioni abbastanza diverse, perché almeno da quello che sento io, col Gala, appena inizio a suonare hai questo senso che l'aria, il clarinetto lo prende tutto ed è, spara un pochino di più, diciamo, come suono. Questo invece quando inizi a suonare, non dico che senti un po' di resistenza, però non senti che il suono prende subito, cioè è meno aperto rispetto al Gala, però forse quando vai sul piano, sul forte, ha una qualità, non lo so, è diverso, è diverso. Vogliamo risentirlo? Cioè, questo è un pochino più aperto, questo è un pochino più, diciamo, ovattato, per come, per quello che sento io come caratteristica qua. Facciamo il passaggio sul Gala per sentire il confronto e poi magari approfittiamo fino in fondo confrontandolo con lo strumento che utilizzi regolarmente per il tuo lavoro, la tua arte. Sì, veramente gradevole anche all'ascolto da fuori, notevole. Quando suoni di clarinetto così ti dà gusto, come dice a noi, perché comunque tu gli butti l'aria e quello suona. E lui la prende. Quindi, sì, devo dire che è interessante. Io non l'avevo mai provato, la prima volta. È proprio... Sentiamo il confronto con il Super Divin. E poi non voglio approfittare oltre della tua pazienza. Perché... Poi è meglio, cosa fai? Me lo fai cambiare, no? A esposizione. Sì. Però sì, sono tre clarinetti, hanno tre caratteristiche diverse, però sono belli tutti. Bello. Sono proprio... Però devo dire che il Gala, non avendolo mai provato, mi ha piacevolmente impressionato, devo dire. Poi abbiamo questo piccolo video che ascolteranno, si faranno una loro opinione. Sì, vabbè, abbiamo fatto... Beh, dai. Due note così, giusto per, insomma. Però penso che comunque le differenze magari si sentano, no? Sì, confrontando notevole. I vari modelli, comunque secondo me la differenza, almeno da quello che ho percepito io suonandoli, si sentiva abbastanza le tre diverse caratteristiche. Poi speriamo che si sentano anche da fuori, insomma, per sì, poi sì, sì. Aiutare escono. Anche le persone anche a scegliere un colore, certo. Una propria missione. Certo. Maestro Luca, che dire, grazie.